Amici di Caffè Bollente, buonasera e bentrovati con la settima puntata di questa trasmissione che questa sera sarà tutta dedicata alle polemiche sorte per la proroga del servizio idrico a Nuove Acque, un tema che ha diviso le forze politiche ma soprattutto ha acceso il confronto fra i sindaci, i protagonisti all'interno dell'autorità idrica. L'autorità di competenza, una divisione che si è soprattutto manifestata nell'ambito territoriale e in parte anche in sede regionale, anche se poi questa proroga in questa sede è stata approvata, come del resto era stata con una stretta maggioranza anche nel primo step. Vi vado subito a presentare gli ospiti di questa sera. Inizio dalla mia sinistra, alla vostra destra, il sindaco di Foiano, Francesco Sonnati. Accanto a lui il sindaco di Anghiari, Alessandro Polcri. Buonasera. E poi chiude la fila Alessandro Ghidelli. Ecco, abbiamo due Alessandri vicino. Sindaco di Arezzo. Dalla parte opposta Paolo Lepri, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Pietro Tanzini, sindaco di Bucine. E buonasera. Infine chiude il cerchio degli ospiti il sindaco di Bibbiena, Daniele Bernardini. Buonasera. Siamo collegati con la sede del Movimento Acqua Pubblica di Arezzo, il battagliero Movimento che già anche decise di fare una scelta di campo in politica proprio nelle ultime elezioni amministrative con una propria lista, e con Andrea Lorentini. Sicuramente credo che ci sia proprio il leader Morini. Buonasera Luigi, un saluto a te e agli ospiti in studio, un ben ritrovato anche da parte mia al pubblico di Caffè Bollente. Sì, siamo in compagnia del presidente del Comitato Acqua Pubblica di Arezzo, Gianfranco Morini. Buonasera Morini, ovviamente con lui parleremo di tutto quello che è accaduto ovviamente in questi ultimi giorni, settimane, ma ovviamente è un tema ormai che il Comitato affronta da tantissimo tempo. Ci troviamo appunto in zona Pescaiola presso il centro Berlinguer, che è la sede operativa del Comitato. Oltre a Morini, come potrai vedere, ci sono anche dei rappresentanti del comitato, cittadini comuni, comunque persone che hanno a cuore il tema della gestione pubblica del servizio idrico. Ovviamente qua c'è grande delusione e amarezza per quello che è stato poi il voto che ha sancito la proroga, la concessione per quanto concerne Nuove Acque, e ovviamente da qua daremo il nostro contributo alla discussione su questo tema molto delicato, e ovviamente sentiremo Morini e poi anche gli altri rappresentanti che vorranno intervenire. Bene, iniziamo subito la puntata con la scheda introduttiva che ha preparato per noi Maddalena Pieroni. Con il voto dei sindaci in sede AIT, che ha concesso di fatto la proroga di 3 anni e mezzo alla gestione di Nuove Acque, si è scatenato un putiferio. Il primo aspetto evidente è stata la netta spaccatura dei sindaci del PD, che avevano annunciato più o meno tiepidamente di essere convinti che una proroga, no, non era proprio il caso di concederla. Colpo di scena, il PD si spacca sul voto e il patatrac si consuma. La proroga passa, ex post, si era già intuito l'imbarazzo del PD nel veicolare un messaggio in cui traspariva che le cose non erano poi tanto chiare. C'è invece un PD per niente convinto della proroga, come ci ha raccontato Alessandro Caneschi, segretario comunale. Un ragionamento a bocce ferme, ovvero post elezioni, sarebbe stato opportuno. Sulla proroga hanno tuonato fulmini, saette e interrogazioni. I maggiorenti della destra, dalla Lega a Forza Italia, con il segretario provinciale Maurizio Dettori al capogruppo forzista in regione Stefano Mugnai, persino Andrea Vignini di Liberi e Uguali, e qui citiamo, pur essendo credente, non credo al miracolo degli investimenti di Nuove Acque, che finora non hanno fatto. Se non ci fosse da piangere, sarebbe esilarante. Chi ha spiegato bene da tempo la questione sono stati il Comitato Acqua Pubblica, che da anni si batte per la ripubblicizzazione del servizio, e il Movimento 5 Stelle, chiamando anche a raccolta esperti del settore in un incontro alla Borsa Merci. Lo scontro diretto col sindaco Ghinelli, che non vuole la proroga, ha fatto fare un passo indietro a Suez, gestore del servizio, ma secondo Comitato e 5 Stelle è un motivo meramente di interesse pecuniario. Suez perderebbe le consulenze, circa 1 milione di euro all'anno. Mica bruscolini. C'è poi la questione sollevata da più parti, se sia legittimo un voto dove i sindaci non avevano ricevuto mandato dai rispettivi consigli comunali.
Ricordiamolo, un terzo dei sindaci ha votato rispetto a quelli che copre il servizio Nuove Acque. Quanto alla proroga, questa richiede un prestito di 130 milioni di euro da utilizzare per coprire i 40 milioni di debiti che Nuove Acque deve ancora rimborsare alle banche e in parte per nuovi investimenti. Ma Nuove Acque nel 2016 non aveva presentato un piano di investimenti milionario che avrebbe portato a un decremento delle tariffe? Senza contare lo scandalo della tassa sulle depurazioni a carico di chi la depurazione non l'ha mai avuta. Un brutto affare, insomma, dove è lecito chiedersi cosa abbia fatto il gestore in questi 20 anni di concessione. Di Nuove Acque di servizio pubblico si parla dal 1999, da quando fu firmata la convenzione fino al referendum voluto dai cittadini che sancì la legittimità del ritorno all'acqua pubblica. Negli ultimi tempi la questione acqua pubblica è tornata alla ribalta nell'agenda del sindaco Ghinelli, che ha proposto l'ingresso di Estra in Nuove Acque. Ghinelli ha assicurato che nei nuovi patti parasociali, una volta che l'ingresso di Estra in borsa sarà realtà, una clausola eviterà che i privati abbiano il predominio e la società resterà pubblica in mano ai comuni tramite le sue società consortili. Storcono il naso i 5 Stelle, è un passaggio al privato, una presa in giro ai cittadini che vogliono giustamente riappropriarsi di un servizio idrico pubblico. Ci sono modi e opportunità per farlo, con tariffe finalmente eque e servizi di qualità. Ma la querel è appena iniziata, dato che in sede regionale, dopo un acceso dibattito, l'assemblea dei 50 sindaci ha deciso di prorogare il contratto a Nuove Acque. Salta agli occhi il fatto che su una questione così cruciale per il territorio aretino, a decidere per il sì alla proroga siano stati un manipolo di sindaci che con il territorio aretino nulla o poco hanno a che fare. Intanto la palla passa ora all'autorità nazionale idrica, che ha 90 giorni di tempo per esprimersi, oppure il ricorso al TAR. Lei che ha fatto la parte del cattivo in quell'assemblea, teme il ricorso al TAR? Io non temo nulla, nel senso che vediamo cosa succede. Io sono convinto assolutamente della scelta fatta per tutta una serie di motivi. Anche nel servizio sono state dette alcune imprecisioni che magari... Le puoi chiarire subito una, me la dica. Chiarisco subito che intanto Nuove Acque non prende un nuovo mutuo o finanziamento di 130 milioni di euro, viene soltanto ed esclusivamente rinegoziato il vecchio debito che sono 46 milioni di euro, che permette ad oggi ci sono degli interessi al 4,6% e invece rimodulando il tutto con un tasso dell'1,6%. Oltre a questo l'allungamento della concessione per 3 anni e mezzo permette di incrementare gli investimenti e ce n'è assolutamente bisogno, come tutti i sindaci hanno chiesto da 2 anni a questa parte, perché questo percorso è partito 2 anni fa, quindi avere 92 milioni in più rispetto a 46 che ci sono attualmente e stabilizzare la tariffa credo che sia una cosa assolutamente irrinunciabile, e questo poi ci sono anche altre cose che chiariremo magari più avanti. Vedo che subito lei vuol parlare, però vorrei chiedere a Tanzini, che se non vado errato appartiene allo stesso partito di Solnati, che però ha avuto una posizione diversa. Ecco, prima di tutto, ma vi eravate parlati prima oppure siete arrivati già a truppe divise? Come succede sempre in tutti i partiti c'è una discussione, quindi la discussione c'è stata anche prima e ce ne sono state diverse. È chiaro che poi la conclusione delle discussioni non sempre arriva allo stesso risultato, quindi chi ha da difendere un'idea o ha da difendere una situazione che a mio parere invece era necessaria che fosse approfondita, ecco, fa scattare una diversità. Io ho detto in quella sede, ma l'avevo detto anche in altre sedi, anche di partito, che il percorso che era stato avviato era un percorso viziato da un aspetto fondamentale, ovvero quello della partecipazione a questa scelta, a questa decisione, che invece è sancita in tanti articoli della legge regionale 69, ma soprattutto nell'articolo 3 della Convenzione, cioè laddove si dice che le scelte vanno fatte in modo partecipato anche da parte del soggetto gestore. Ecco, qui mi è nata subito una preoccupazione, ovvero per quali motivi io nella documentazione allegata, nessuno di noi ha trovato i passaggi, per esempio, che sono previsti dall'articolo 47, 48 e 49 della legge regionale, in quanto
l'esistenza di un comitato regionale per la qualità del servizio che esprime pareri, i comitati locali per la qualità, perché c'è un comitato regionale. Questo è un inedito locale. Che lei sta dicendo adesso? Ma certamente, quando si decidono le cose bisogna studiarsene, abbiate pazienza. Sì. Ecco, a me ha dato un po' fastidio che una discussione che poteva andare... È stata troppo pregiudiziale? Secondo me molto pregiudiziale, perché ho l'impressione che alcuni passaggi potevano chiarire molti degli aspetti. Il primo, questo quadro generale partecipativo. Il secondo è quello relativo ad una difficoltà di interpretazione giuridica, nel senso che ci sono sentenze sia del Consiglio di Stato ma anche di molti TAR d'Italia che su questa questione dell'allungamento o proroga dei contratti la vedono in modo diverso. Bene. Ed è una questione delicata. E questo è un elemento che lei ha portato a colpo subito a sorpresa in questo dibattito. Ha voluto giocare subito questa carta. No, no, è un jolly. La diciamo preoccupazione così. Più grossa di noi sindaci sì. È che partecipino le persone. Bene. Ci sono strumenti previsti dalla legge e non sono stati attivati e questo mi dispiace. Ecco, quando dice la partecipazione Polcri, nei giorni scorsi il sindaco Ghinelli lo intervistai dopo la fine di una mostra, tra l'altro molto bella, non so se l'avete vista, voglio ribadirlo perché insomma lì alla Fortezza la mostra di Ugo Riva era stata una vera chicca, mi disse porterò questo argomento in Consiglio Comunale. Di fatto però voi siete stati chiamati a decidere prima che i consigli fossero investiti. È vero che i sindaci sono eletti direttamente dal popolo e quindi hanno questa possibilità, questa potestà, però un tema di questo tipo doveva passare per forza dalla espressione massima della volontà popolare delegata. A mio avviso questa è una semplice valutazione. E cosa ne pensa? Io la penso nella stessa identica nello stesso identico concetto, nel concetto di quello della partecipazione. Nel momento in cui i sindaci effettivamente comunque rappresentano il territorio e dunque un contesto del Consiglio Comunale, però io credo che un passaggio del genere, l'errore politico è stato proprio nel metodo, cioè non prendere in considerazione quella che è lo scambio anche di opinione all'interno dei singoli consigli comunali. Per quanto riguarda Anghiari poi noi abbiamo anche un elemento in più, il nostro statuto comunale, che è la nostra Costituzione, è stata modificata qualche anno fa quando l'allora sindaco Danilo Bianchi e ha messo un punto importante in quello statuto dove si dice che l'acqua sostanzialmente è pubblica e la gestione deve essere affidata a un contenitore pubblico. Dunque per noi e per me in particolar modo era anche un'impostazione non solo politica ma anche legato allo statuto, dunque al nostro regolamento. Dunque per me era un concetto da ribadire in modo forte e chiaro. Ecco, al di là poi dopo delle vicissitudini certo. Dell'azienda Nove Acque, che capisco da un punto di vista aziendale quello che è l'ottica di rivedere quello che è l'ammortamento anche del finanziamento, ma da un punto di vista politico credo che i sindaci si siano assunta una responsabilità che va oltre le proprie competenze. Bernardini, lei ha votato a favore della sì. Proroga, la sua scelta ha destato qualche sorpresa da parte di qualche osservatore, perché lei ha deciso di optare per questa soluzione? Perché per le motivazioni che diceva Sonnati, io ho partecipato in questi due anni a questo percorso che ci ha portato alla scelta e vedo francamente dei vantaggi in modo razionale. Io ritengo di essere una persona semplice e in modo semplice ragiono e ritengo che razionalmente, stante le cose come stanno attualmente, mi sembra che ci fossero sufficienti vantaggi per dire questo. Questo è evidente, probabilmente viziato da un peccato originale, quando nel 99 fu fatta la convenzione, lo sapevano chi l'ha fatta, che negli ultimi tre anni non ci sarebbero stati spazi per investimenti, se non per una semplice e scarsa manutenzione ordinaria e quindi ne eravamo tutti consapevoli e non soltanto da due anni ma due anni fa ma anche prima che sarebbe stato necessario negli ultimi anni avere dei maggiori investimenti. I maggiori investimenti necessari avrebbero portato ad un aumento delle tariffe che è superiore al 5,5% annuo. Abbiamo chiesto a Nove Acque tutti insieme di studiare una situazione per cui fosse possibile incrementare questi investimenti
e senza andare a appesantire le tariffe. Quest'estate abbiamo, c'è la possibilità di avere 92 milioni di investimenti in più, come si diceva, con un aumento delle tariffe da qui al 2027 dell'1,5% circa. Allora, quindi, prima di Lepri, però devo chiudere, poi chiudo con lei. Lepri, Sindaco, il problema delle tariffe è sempre il risultato finale, no? Poi alla fine ci sono o no questi sconti per i cittadini che pagano questo servizio? Allora, bisogna dire che tutta l'affare dell'acqua è nata nel 1999. La provincia di Arezzo è stata la prima che ha portato a termine l'affidamento con concessione. Parliamo di un'epoca, sembra antidiluviana. Parliamo di un'epoca molto lontana, sotto il, allora era sindaco Ricci, ma soprattutto... Allora anche Sonnati aveva i capelli come me. Fu il presidente Tarchi che dette impulso a questo affidamento. Io ricordo perfettamente, perché diciamo, fatto parte della giunta dell'ingegner Lucherini dal luglio del 99, ci fu questo salto tariffario enorme tra quelle che erano una volta le tariffe comunali e quelle che furono le tariffe applicate da Nuove Acque. Questo stato di cose non è che si è migliorato nel tempo, ma è andato progressivamente peggiorando, cioè le nostre sono le tariffe più care d'Italia. Mi preme anche ricordare che la materia prima che Nuove Acque vende, che è acqua, gli perviene dall'acquedotto che proviene da Montedoglio ed è venduto a Nuove Acque il metro cubo di acqua al prezzo di acqua agricola, quindi a un prezzo praticamente nullo. Quindi noi paghiamo l'acqua più cara d'Italia pur non avendo alcun onere praticamente nell'acquisto del bene primario. Allora, tutto questo viene da lontano e siamo arrivati a oggi. Arrivare a un prolungamento di 3 anni significa perpetuare, continuare questa gestione discussa e discutibile, così l'ho definita, per altri 3 anni. Mi pareva opportuno, in un momento in cui c'era la possibilità di chiudere il contratto alla scadenza naturale, quantomeno di proporre il tema a livello assembleare, cioè a livello degli eletti, in modo tale che un domani nessuno potesse imputare ad alcun sindaco, io per primo, di aver preso una decisione avventata circa il prolungamento del periodo. Può di ricordare la scadenza naturale? Sindaco, la scadenza naturale è del 2024, l'allungamento porta al 2027, ma c'è un fatto in più che a me ha spinto a porre in discussione più ampia in quelli che dovevano essere diciamo, i naturali consessi di discussione, il fatto che nel 2021 scade la prima concessione di quelle, diciamo, affidate in Toscana, che è quella di Publiacqua, e a quella data la Regione Firenze. Toscana ha già uno schema che è quello di fare una gara unica, internazionale ovviamente, per affidare a un unico gestore toscano tutto il servizio idrico, a partire dal primo che scade e poi via via. Bene, tutti gli altri. Lepri, lei ovviamente, quando ci fu il referendum, votò a favore del ritorno alla pubblicizzazione del servizio. Ovviamente. Del resto l'avete in quelle stelle, quindi... No, quello è ovvio, però a me preme fare, tornare un po' sui punti che sono... A poco meno di 2 minuti, dopo sì, mi preme tornare sui punti che sono stati toccati un po' dai sindaci, specialmente quelli che hanno favorevole alla proroga. Uno, il sindaco di Foiano, Sonnati, ha detto una cosa che secondo me è inesatta. Primo, la rimodulazione del finanziamento, se si chiama rimodulazione del finanziamento, si va a rimodulare i tassi di interesse del finanziamento, che era non di 130 milioni, ma era di poco più di 50 milioni di euro. Non è stato fatto, quindi si doveva fare la rimodulazione di quello. Noi come Movimento 5 Stelle, in tutti i consigli comunali dove siamo presenti, abbiamo sempre chiesto da anni la rimodulazione del finanziamento, abbiamo sempre chiesto che venisse rimodulato, perché i tassi di interesse... Scusi, la fermo. Sindaco Polcri e Sonati, voi avete l'opposizione 5 Stelle, è vero quello che dice? L'hanno chiesto i compagni di partito questa cosa? In consiglio comunale a Foiano ancora no, lo ancora chiederanno. No. No. Ancora no, lo no, chiederanno. Essendo il metro 5 Stelle, un metro verticale, lei ha parlato in senso verticale, invece siete orizzontali, quindi può essere il Movimento 5 Stelle ha presentato in tutti i consigli comunali dove è presente, ha presentato queste interrogazioni. Sono state bocciate perché la maggioranza che gestisce... Non hanno risposto, forse... Atti di indirizzo forse? Atti di indirizzo, abbiamo chiesto interrogazioni dove chiedevamo, atti di indirizzo dove chiedevamo la rimodulazione del finanziamento, ci hanno sempre detto, ci hanno sempre risposto in maniera negativa. Questo avrebbe portato un risparmio. Abbiamo chiesto negli anni passati che non venissero ripartiti gli utili in modo tale che si pagasse il finanziamento, anche questo ci è stato bocciato. Poi dopo si scopre, negli ultimi anni,
come diceva il sindaco di Bibbiena, che dovevano essere fatti i lavori. Allora lì domando, ma i sindaci negli anni passati dove erano? Cioè, si sapeva che i lavori non venivano fatti, l'ha detto anche il sindaco di Cortona, no? L'ex sindaco di Nini di Cortona, che non era stato fatto niente, ma allora i sindaci dove erano in questi anni? Cioè, ci stiamo prendendo in giro. Questo lo vogliamo... chiede anche a Vignini, che ha fatto il sindaco fino a un anno e appunto, mezzo fa. Appunto, di cosa stiamo parlando? Ora ci vogliono dire che a distanza di 20 anni, con ulteriori 130 milioni, si fanno tutti i lavori che finora non sono stati fatti. Scusi, i miracoli ci sono, certo, bisogna essere anche ottimisti. È ovvio. Però ci dobbiamo fermare perché purtroppo le esigenze delle comunicazioni commerciali ce lo impongono. E Morini, tra poco arrivo da lei, visto che stava prendendo appunti. Restate con noi, a tra poco.